Hey, what can Lakers level from the morning every day? Now it's up about the dollars have a bird today. About the Kimberly on the way, or lady pretty woman tweet away. And there was rolling a smokey, a body blow money away. A penny, a penny, I like a hoe. Grazie ai New Blues Wave, dottore, ci sentiamo tra poco per fare due chiacchiere, perché
questa nostra serata nei giardini del Palazzo d'Avalos di Vasto è una serata che va a chiudere il Rete 8 Tour Village della estate 2017. È una location particolare ma bellissima, un posto fantastico che ha uno scenario meraviglioso, si affaccia sul mare, sul Golfo di Vasto, alle mie spalle un'opera storica con un museo ancora più interessante all'interno, ma Vasto di per sé è una città splendida che va visitata e conosciuta a piedi, passo dopo passo, per entrare in ogni vicoletto e per ammirare ogni dettaglio. E a proposito di dettagli, noi in una delle nostre tappe della nostra estate recentemente conclusa, con qualche strascico allungato, ecco, in questo inizio di autunno, abbiamo incontrato anche un'artista che vedete qui di fianco a me, operativa, Cinzia Napoleone ben rivista. L'abbiamo incontrata a Colonnella, sulle colline di uno dei comuni che è nella zona più a nord dell'Abruzzo, e lì dipingevi una botte perché si parlava di vino e di altre situazioni. Qui ti sei incantata con i colori del tramonto e hai deciso di chiudere con questa tela, che è una misura insolita ma bellissima, abbozzata, ma prima della chiusura del nostro programma ovviamente sarà terminata naturalmente e poi la vedremo completata. Chiudiamo il nostro tour nel comune più a sud d'Abruzzo, a Vasto. Cosa ti piace di Vasto? Cosa conosci di Vasto? Sicuramente il mare di Vasto, dove andiamo tutte le estati con i miei figli, con la mia famiglia, e soprattutto porto sempre con me cavalletto, tele e pennello soprattutto, per dipingere le cose più belle del nostro Abruzzo. Quindi, che ti devo dire, il trabocco a Vasto è la cosa più bella che ha, il trabocco, insomma, i trabocchi, ecco, quindi questi, i colori del mare. E qui ne vediamo una parte, soltanto una parte, perché poi tanto altro lo scopriremo strada facendo in questa nostra puntata di chiusura del Rete 8 Tour Village. Tante altre cose conosceremo qui questa sera, daremo molte anticipazioni, una su queste la voglio dare subito, così chi è ancora interessato e sta facendo tante domande, ci sta tartassando anche sulla pagina Facebook di Provaci, che è stato uno dei programmi che vedrà a breve anche i finalisti in compagnia di qualche giro di Rete 8 che ci ospita ancora una volta, e siamo fieri di questo e onorati naturalmente. Ecco, se avete un provino da sottoporci, volete prenotarvi, il nostro tour estivo è concluso, ma le telecamere di Rete 8 gireranno tutto l'Abruzzo per incontrarvi insieme a un programma come ad esempio Gradinata del collega Lorenzo Valeriani. Noi lavoreremo in sinergia per accogliervi, ma intanto se avete qualcosa da proporci di vostro, di artistico, che avete un talento particolare che pensate sia interessante per le grandi masse, volete farcelo conoscere, inviateci un video in cui indicate chi siete, cosa proponete e vi esibite. Ce lo inviate attraverso i mezzi tecnologicamente avanzati che oggi possiamo avere, non ci regalano dipinti come questo, ma un video provino si può fare all'indirizzo provaci@rete8.it, oppure contattateci per sapere dei nostri appuntamenti sul territorio regionale e verremo noi a coinvolgervi in quelle che sono le nostre esplorazioni sul territorio. Una di queste esplorazioni meravigliose è il lavoro di Cinzia. Io torno da te tra poco, perché nel calendario autunnale e invernale di Rete 8 c'è un appuntamento che è arrivato alla sua quarta edizione. Di questo è giustamente orgogliosa lei, l'ideatrice e la curatrice, che vedo già pronta, sorridente lì sul palco. E ti pareva che non fosse Lorenzo Valeriani, che ha sentito Odor di cucina, Jennifer, con Chef in cucina, ma coinvolge anche lui? Perché lui è un grande estimatore della mia trasmissione, veramente. Poi è un appassionato di cucina, è vero che sei bravo anche tu, Lorenzo. E so anche cucinare grazie alla tua trasmissione. Vero, ho imparato a cucinare. Perché lui si rivede tutte le puntate su YouTube, perché magari ha poco tempo per il lavoro, per seguirci in TV. Esatto. Poi che fa? Va su YouTube, rivede tutte le puntate e ogni tanto mi manda anche copia, qualche foto dei piatti che ha realizzato. Sì, e tra l'altro ti mando anche qualche video a breve, perché voglio venire in trasmissione. Benissimo. Se guarda, ne ho naturalmente le capacità. Io accetto la sfida, perché i miei chef sono molto bravi, però da quest'anno sto lanciando un hashtag tradizione innovazione, dove invito tutti i telespettatori a mandarci le foto della loro ricetta su Facebook, e poi le più belle saranno selezionate e, perché no, potranno venire in puntata a registrare una puntata a quattro mani, una ricetta insieme ai nostri chef.
Ma io, visto che ho una corsia preferenziale, ti mando il video, così certifichi dall'inizio alla fine che quella ricetta l'ho fatta io. Allora, perché può accadere anche che faccio fare un piatto da mia madre, che è una bravissima cuoca, però non sono stato io l'autore. Potresti spacciarlo per tuo. Ti mando il video. Perfetto, quindi con il video siamo proprio tranquilli. Però ci deve essere qualcosa che ti identifica, non so, le mani. Devi girare un attimo la camera frontale. Sì, mi faccio riprendere completamente mentre opero sui fornelli e non solo. Bene, ci spostiamo un po'. Ci spostiamo al centro, andiamo al centro. Ci prendiamo tutto il palco. Bene, io volevo chiamare qui sul palco, visto che comunque Chef in Cucina quest'anno, come ha detto Maria Rita, giunge alla sua quarta edizione ricca di novità, soprattutto grande attenzione per le nuove tendenze alimentari. L'anno scorso abbiamo fatto la cucina senza glutine per chi ha problemi di celiachia, sabato e domenica anche quest'anno è confermato l'appuntamento per i nostri amici celiaci. Da quest'anno però abbiamo deciso di dare spazio anche al benessere, anche alle nuove tendenze alimentari, perché no? Ci siamo innovati e quindi il venerdì c'è l'appuntamento per i vegani e vegetariani. È un piatto per gli sportivi quando lo facciamo? Un piatto per gli sportivi quando vuoi, guarda, tu facciamo mi inviti, sempre. Tu mi inviti e facciamo un piatto per gli sportivi. Pre-gara e post-gara. Pre-gara e post-gara. Gli chef sono preparati, immagino. Assolutamente sì, anche perché l'abbiamo visto, abbiamo fatto diverse cose insieme, il binomio sport-alimentazione funziona veramente tanto ed è molto importante. Sì, fondamentale, perché bisogna essere fisicamente a puntino, il carburante, e poi naturalmente bisogna rifare il pieno dopo aver consumato energie durante le gare domenicali e non solo. Assolutamente sì, e per parlare dell'innovazione in campo alimentare chiamo qui sul palco il nostro ospite Pietro Moretti del Conad Moretti di Vasto. Buonasera, eccolo qui. Lo mettiamo in mezzo così lo tempestiamo di domande. Lo mettiamo qui. Tu hai l'archetto. Io ho l'archetto, quindi io posso parlare liberamente. Ti faccio da valletto e gestisco un po' il microfono col signor Moretti. La prima domanda gliela posso fare io? Vai. A microfoni spenti, buonasera. Socio o direttore, non so come chiamarla. Socio è più bello, è più familiare. A microfoni spenti dicevamo, come va? non posso raccontare tutto, però mi ha detto, dipende, però no. Va bene. No, allora io dicevo, in genere quando si dice no, come va, cioè, o uno risponde solito, finisce lì, o altrimenti come va la salute, come va il lavoro, come va la famiglia, di conseguenza è chiaro che ad ogni domanda c'è una risposta. Quindi, intendevo il lavoro però, Il lavoro va bene, molto molto bene, siamo tutti contenti, e siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo e siamo proiettati un po' verso il futuro. Verso l'innovazione, perché noi abbiamo parlato un po' anche dietro le quinte e ti ho introdotto come promotore dell'innovazione. Perché? Sì. Perché il nostro Pietro sarà promotore di un nuovo punto vendita Conad proprio volto, incentrato sull'innovazione. Perché? A te la parola. Allora, fra circa un mese e mezzo apriremo su Pescara, in una posizione centralissima, in via del circuito, una struttura che sarà un superstore Conad, molto ma molto ma molto innovativo. Sarà una struttura prevalentemente impostata sul fresco e lì ci sarà proprio un'esplosione di innovazione a tutti i livelli, prevalentemente sul fresco. Ecco, non solo il fresco, perché poi abbiamo parlato di tante altre cose che hanno a che fare con l'innovazione. Ad esempio, sì, abbiamo parlato di una profumeria, che è un concetto completamente nuovo per noi. Allora, in genere, per profumeria si intende la classica, quella fatta da Chanel, Dior, piuttosto che altre marche. Il profumo, proprio quello che siamo abituati a spruzzare. Quello classico, per intenderci. Mentre in America, già da qualche anno, praticamente c'è una profumeria che è un po' quella dedicata, un po' bio, un po' molto naturale, fatta di essenze naturali. Ed è questa dove noi punteremo moltissimo, non sulla classica profumeria, bensì su questa, che per noi sarà fortemente innovativa. Ecco, questa innovazione poi ci sarà anche proprio nell'esposizione, nell'allestimento dei reparti. Come cambieranno? Cioè, noi siamo abituati a vedere reparto gastronomia, reparto pescheria, banco taglio, la macelleria. Qui che innovazione avremo? Innovazione a 360 gradi? Sì, sicuramente sì, perché all'ingresso ci sarà un'esplosione di fiori e piante. Quindi questo è praticamente... sarà già l'ingresso. Poi ci sarà l'ortofrutta, dove addirittura avremo un'esposizione completamente diversa da quella che è l'ortofrutta normale, ma un po' all'americana per intenderci, con proprio cascate di frutta e di verdure dentro i banchi frigo. Ci sarà un reparto dedicato al sushi fruit, praticamente sarà il sushi con la frutta.
ci sarà sempre lì una persona che farà frullati, farà di tutto di più. Di quelli particolari, diciamo, una sorta di cocktail di frullato. A richiesta. Vuoi un frullato come lo vuoi, io te lo faccio. Il primo cliente sarò io. Vuoi un estratto come lo vuoi, io te lo faccio. Questo sarà molto molto innovativo. Ma c'è, da questo anche, punto di vista. C'è anche un'altra cosa che mi ha intrigato parecchio, perché io so, come tutte le mamme, ho poco tempo. Io dico sempre vado al lavoro, poi torno, devo cucinare, devo fare magari tante cose, le scarto. Spesso perché... esageri però, spesso dici? Esageri con gli impegni, dai, ogni tanto ti ritagli un po' del tempo, altrimenti tuo marito si arrabbia. Sì, vabbè, ma mio marito mi segue sempre, devo dire, in questo, questo è impeccabile, glielo devo riconoscere. Dicevo, anche per quanto riguarda, abbiamo parlato di un attrezzo particolare che praticamente riesce addirittura a pulire l'ananas, cioè questa per me è fantascienza. Sì, c'è una, ci sarà una macchina dove una volta comprato l'ananas va inserito il frutto e automaticamente verrà pulito e tagliato e di conseguenza uno porterà a casa l'ananas già pronto. Percentuale di spreco bassissima, immagino. Questo non te lo so dire, te lo dirò appena lo metteremo in funzione. Perché è importante, naturalmente, conoscere anche questo, guarda, questo aspetto. Lorenzo, innovazione con me, totale. Con me sfogna una porta aperta, perché noi lo diciamo sempre: in cucina non si butta via nulla, quindi poi questo significa che la spesa va consumata fino veramente all'ultima briciola. E anche quest'anno Conad ha sposato nuovamente il progetto di Chef in Cucina, soprattutto per le nuove tendenze. Ecco, io volevo chiedere al nostro direttore, che poi magari ci saprà spiegare bene, effettivamente poi c'è tutta questa richiesta per questi prodotti, parliamo ad esempio dei prodotti vegani, la linea verso natura di Conad sposa proprio questo concetto, no? Biologico, sì, vegano, c'è richiesta? Sicuramente sì, c'è molta richiesta, ma più che altro c'è un'attenzione particolare adesso al vegano, per chi a un certo punto sceglie questo tipo di vita, ma molto molto dedicato alla salute e al benessere. Praticamente c'è una richiesta e c'è una conoscenza da parte della clientela. Cioè la clientela prima si avvicinava piano piano, adesso si sta avvicinando veramente a grandi passi. È chiaro che nel momento in cui c'è molta richiesta, noi siamo lì per far sì che tutto questo possa, cioè possiamo fornire a questa clientela tutto quello di cui ha bisogno. È chiaro, noi siamo lì, siamo contenti, siamo la qualità, per cui... E poi tra l'altro migliorando naturalmente il prodotto cambia anche il tipo di clientela, diventa più esigente e spesso e volentieri si trova quel cliente che, voglio dire, non è che conosce più di chi vende quel prodotto, che però insomma non bisogna raccontare mai bugie, quello che gli si propone poi deve corrispondere alla realtà e qui la qualifica anche di chi vende quel prodotto. No, quello è fondamentale, cioè io dico sempre che fare una vendita, la prima vendita la si fa tranquillamente, è la seconda che diventa più difficile. Esatto. Allora, se si è bravi a far percepire al cliente quella bontà di quel prodotto lì e il cliente la prima volta lo compra, se il prodotto è buono, chiaramente ne comprerà la seconda volta, la terza, e quindi ci sarà una fiducia nei confronti di quel prodotto e una fiducia altrettanto verso il punto vendita. Questo è importante. E qui ci vuole lo slogan di Conad: persone oltre le cose. Veramente Conad è stato innovatore proprio in questo, perché veramente gli addetti Conad, il personale Conad è sempre veramente molto preparato, molto formato, pronto a rispondere poi a qualsiasi domanda della clientela. Quindi i consumi sono cambiati. Tornando un po' al progetto futuro che sarà imminente, ecco, non sveliamo tantissimo perché già abbiamo detto tantissime cose. Abbiamo parlato anche un po' del cambio dei consumi per quanto riguarda il banco tale, quindi la salumeria. Anche qui ci sarà una differenziazione, un'innovazione. Sì, anche lì ci sarà una differenziazione, perché separeremo praticamente tutto quello che è il mondo dei salumi da quello del mondo dei formaggi. Quindi saranno due banchi completamente separati. Nel banco dei salumi meno spazio ai salumi, quelli classici che tra virgolette fanno male, molto più spazio alla prosciutteria. Ci saranno tantissimi tipi di prosciutti con i vari tagli a mano, ma di tutto di più, veramente di tutto di più, con separatamente un banco dedicato ai formaggi, e anche lì ci sarà una grandissima scelta di formaggi. Andiamo a fare la spesa lì appena apre. Io sono non troppo vicino, però sicuramente ci sarò, perché prima di tutto sono curioso e poi perché naturalmente so che i prodotti all'interno del punto vendita saranno di primissima qualità. Io e sono quello curiosissima, è importante. Anche perché facendo questa striscia... Poi sushi.
Sushi, no. Ma poi quando ha detto sushi di frutta, no, mi è venuto subito in mente un sushi vegano, no? Perché adesso sto investendo moltissimo in queste puntate, in queste ricette vegane e vegetariane, perché vedo che poi c'è grande richiesta. E quindi magari farmi un giro in questo concentrato di innovazione, no? Deve essere veramente molto stimolante anche per chi va a fare la spesa. Poi io veramente sono appassionata di novità. Mi piace sempre provare. E lui ci farà da cicerone, perché poi naturalmente all'interno. Noi assaggiamo tutto, Pietro, te lo diciamo tranquillamente, non ci vedere così in forma, ma noi mangiamo quasi tutto. No, tu sei in forma, parla per te, io mangio e si vede, sono contenta. Ma noi di Rete 8 siamo sempre in forma, sempre in forma, come naturalmente i soci Conad. Certo. Fai sport, Pietro? Io sì, io vado in montagna, scio molto, più che altro in estate, in inverno, in estate un po' meno, però in inverno sì. Non sei da calcio a 5, tennis tavolo? No, l'ho fatto in giovane età, adesso no. Adesso solo sci. Solo sci quando posso, sì. Per quanto riguarda il discorso di cui accennavo poc'anzi, ci sono anche altre piccole novità, proprio a livello, quando parliamo di assaggi. Nel reparto macelleria ci sarà uno chef che praticamente preparerà in continuazione dei piatti per far assaggiare la carne e tutti i vari tipi di carne del percorso qualità Conad, che chiaramente è un percorso, cioè è una filiera dedicata, che ha una filiera dedicata, e quindi questa carne verrà presentata in tutti i modi possibili. Poi questo chef che noi avremo lì a nostra disposizione sempre, ci curerà anche il discorso della gastronomia calda e anche la gastronomia di pesce. Anche lì il banco pesce sarà un banco a metà dedicato alla vendita e metà dedicato alla gastronomia di pesce, per cui anche qui ci sarà una grande innovazione da questo punto di vista. Quindi tante novità davvero. E io andrò lì a cucinare. No, volevo aggiungere che tra l'altro il sushi, ci sarà il sushi di frutta, ma ci sarà anche il sushi quello di pesce, okay. Quello normale, quello classico. Beh, perché sì. Naturalmente non tutti sono pronti alle novità del mercato, no? L'innovazione è importante, però un po' di tradizione, no, direttore, ci deve stare, anche perché siamo in Abruzzo. La tradizione ci deve essere sicuramente, va prestata anche tanta attenzione ai produttori nostri locali, perché sono una nostra fonte di, non so come chiamarla, però noi siamo molto molto attenti ai fornitori locali, perché per noi sono importantissimi, e poi è anche giusto valorizzare questi piccoli produttori perché se ne sente la necessità per loro, ma anche per noi, perché altrimenti ci standardizzeremmo tutti quanti. Anche perché Vasto è una città turistica, molto turistica, sì. E quindi è importante trovare all'interno di un punto vendita che abbraccia naturalmente tutta l'Italia quei prodotti tipici che che caratterizzano il territorio abruzzese, e non me ne vogliano gli altri, cioè quelli delle altre regioni, ma da noi si mangia alla grande, quindi si mangia, insomma. Tra l'altro abbiamo veramente una cultura enogastronomica impressionante, veramente. Poi, come dicevi tu, non dobbiamo dimenticare le tradizioni. Io lo dico sempre in trasmissione: si parte dalle tradizioni per poter innovare e per poterlo, certo, fare bene. Quindi è veramente importante non perderle, queste tradizioni. Poi, anche quando si parla di cucina vegana o vegetariana, non bisogna mai estremizzare, nel senso che sono scelte alimentari che si possono fare anche per brevi periodi. Ad esempio, si potrebbe provare a fare una settimana di alimentazione vegana, magari per rimettersi in forma o per comunque purificare un po' il nostro organismo. Quindi non bisogna mai essere, secondo me, estremisti, o comunque bisogna provare. Dosare, esatto, tutto e per tutto, sia, esatto, naturalmente nelle dosi classiche per preparare il piatto, ma anche nell'alimentazione. Io, esatto, spesso esagero con la carne. Però se c'è un bel piatto di pesce ve lo mangio, esatto, volentieri. Io non potrei mai pensare di essere vegana o vegetariana, perché sono proprio innamorata della carne e del pesce, neanche tanto della pasta, però carne e pesce, quindi. Però mi piace provare, sperimentare. Sono d'accordo. Condivido. Una curiosità mia, il tuo piatto preferito qual è? Guarda, io non disdegno un buon prodotto di pesce. Voglio dire. Mi hai chiesto qual è il piatto preferito e ti ho risposto. E quello che sai cucinare meglio? Guarda, io ho mia moglie che cucina da Dio. Quindi mi sei fortunato. Mi affido totalmente a lei, che cucina veramente in maniera. Risposta scontata. Risposta scontata. Però, nel senso, se dovessi cucinare, cosa saresti in grado di preparare? Mettiamola così. Guarda, dei bucatini col tonno. Semplice. Semplice. Ovviamente tonno non pescato da te, ma il tonno che trovi all'interno del punto vendita, altrimenti la ricetta diventa troppo complicata. Chiaramente sì, ma questo è solo per la sopravvivenza. Per il resto c'è tua moglie. La signora si chiama?
In bocca al lupo, signor Ersilia, perché di bocca buona e credo mangi parecchio il nostro socio Conad. Sì, in effetti è così. Guarda, posso dirti una cosa? Mi invidiano tutti, tutti i miei amici, anche all'interno di Conad, tutta la dirigenza di Conad, che più, tante volte sono venuti a cena da noi, praticamente mi invidiano per questo fatto, perché ho una moglie che veramente cucina molto 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 bene, e da questo punto di vista mi invidiano. Quando posso certificare tutto ciò? Quando vuoi. Io mi aggrego. Mi sono autoinvitato, perché... ma credo che insomma è un piacere anche per te averci a tavola. Sicuramente sì. Benissimo. Altre curiosità, Jennifer? Ma io devo dire che veramente è stato talmente abbiamo bravo, toccato un po' tutto. Abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti, quindi io ti ringrazio veramente tanto per averci illustrato queste grandi innovazioni che presto potremo trovare per i curiosi come me, ma anche per chi sceglie di fare insomma un'alimentazione particolare e quindi ha bisogno di trovare prodotti che non sempre si riescono a reperire. E sana soprattutto. Un'alimentazione sana, sì. Bene, benissimo. Ti ringrazio. Grazie Pietro Moretti, grazie per l'ospitalità, grazie mille, buona serata. Allora, a me è venuta fame. È venuta fame. Eh sì, tra l'altro lì sotto al palco c'è un musicista che ha assaggiato i miei piatti di pesce. Davvero? Adesso quindi... non lo inquadriamo perché altrimenti gli facciamo troppa pubblicità. Tu mi vuoi dire... Però può confermare il musicista con il pollice? Come? Assolutamente sì, quindi bene. A posto così. Quindi la prossima sono io che ha questo onore, perché sai che io poi ti posso dire se veramente va sei benissimo, bravo oppure no. Io ti invito quando vuoi. Bene, allora io a questo punto ricordo... Naturalmente porta anche tuo marito e i bambini. Family sempre. Sì, sì, sì. Con la c'è family. Posto per tutti. C'è posto per tutti, va benissimo. Io ricordo l'appuntamento con Chef in Cucina che è quotidiano e soprattutto vi ricordo l'appuntamento con la grande novità di questa edizione che è la cucina vegana e vegetariana tutti i venerdì e ovviamente sabato e domenica cucina per i nostri amici celiaci. E passo la parola a Maria Rita a questo punto. Ah, ma io vi raggiungo golosoni vieni, che vieni, siete vieni. Perché ascoltarvi era divertente, vista l'ora poi noi siamo prontissimi, però adesso vi invito ad ascoltare quello che il prossimo ospite ci racconterà, perché parliamo di Vasto, che è una città che abbiamo già un po' esplorata, ma in realtà non si finirebbe mai di curiosare, e anche qui ci sono dei punti, parlava di Brodetto alla Vastese il vostro ospite precedente, è di casa anche lui, quindi la tradizione l'ha esplorata benissimo. Andiamo a parlare della costiera dei Trabocchi, ma in modo particolare di quella che è la DMC, DMC se volete anglicizzarla, Costiera dei Trabocchi. Lo facciamo con il suo presidente che è Luciano De Nardellis. Io lo invito qui sul palco. Jenny, tu fai la custode del prodotti Conad, ma lui è un custode di tante 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 altre cose. Buonasera. Venga buonasera. Qui Luciano. Benvenuto. Venga qui così raccontiamo meglio insieme ai nostri amici, perché il tour secondo lo abbiamo... me lui vuole stare in mezzo a due donne, io devo andare via. Te ne vai? Secondo me sì. Lo facciamo andare? Ho capito subito che io devo andare via. Allora cedi il tuo microfono al signor De Nardellis e Jennifer farà qualche domandina curiosa anche lei, perché il turismo mi raccomando passa... mi raccomando, perché sono non le veda così, ma sono cattivelle. Non è vero, siamo buonissime, angeliche, a tratti insospettabilmente tenere quando capita, quando serve e con chi se lo merita. A parte gli scherzi, intanto benvenuto su uno dei palchi, quello conclusivo che chiude la stagione in maniera splendida qui a Vasto, che ci ha accolti con grande pazienza e con la sua bellezza storica, per quello che è il nostro Tour Village 2017. Abbiamo esplorato un po' tutta la regione, soprattutto la fascia costiera. Ma voi la fascia costiera della zona dei costiera dei Trabocchi la conoscete benissimo, in modo particolare da 3 anni. Raccontiamo, per chi non lo sapesse ancora, per chi avesse letto in maniera molto superficiale, che cosa è la DMC o DMC se preferite e in che tipo di percorso sta operando. Siete tanti tra l'altro qui a Vasto. Sì. Allora la DMC significa Destination Management Company, ovvero è una compagnia di destinazione, è il territorio che definisce la sua ampiezza, tant'è vero questa DMC Costiera di Trabocchi va da San Salvo e arriva sino ad Ortona e riprende tutti i comuni dell'entroterra del Vastese. Noi abbiamo risposto come altre 12 DMC a un bando della regione Abruzzo nel 2013. Purtroppo i tempi si sono allungati, perché la DMC doveva essere una start-up, quindi un soggetto nuovo giuridico nel turismo per incrementare un attimo tutte le attività del territorio. Si sono allungati i tempi perché subito dopo la pubblicazione delle graduatorie, ovvero delle 13 DMC riconosciute in Abruzzo, c'è stato il cambio a livello regionale
tra il centrodestra e il centrosinistra, il che ha comportato un allungamento dei tempi di circa un anno e mezzo. Tutto ciò ha portato un attimo a una situazione di stallo, perché non si sapevano, non c'era ancora una legge regionale che riconoscesse le DMSI, perché noi avevamo risposto a un bando regionale, però mancava la legge di supporto. Nel momento in cui si è riuscito a mettere insieme un attimo tutto l'iter, a chiudere l'iter, quindi anche con la legge regionale che riconosceva le DMSI, si sono iniziate le attività. È chiaro che i fondi che la Regione Abruzzo ha messo a disposizione per ogni DMSI sono dei fondi abbastanza limitati, perché noi abbiamo dovuto fare un progetto per un importo massimo di 500.000 euro, di cui 250.000 euro come contributo regionale, gli altri 250.000 euro erano a carico degli operatori che partecipavano alla DMSI. Quindi in effetti noi abbiamo avuto l'opportunità di gestire fondi pubblici che non abbiamo ancora completato per 250.000 euro. L'iniziativa in sé per sé è validissima, perché in effetti accomuna un attimo tutto il sistema operativo, quindi degli operatori turistici e non, per promuovere un territorio. Le difficoltà sono state tante, perché dovevamo comporre un capitale sociale di 100.000 euro, quindi quando l'operatore è chiamato a mettere di tasca propria riesce a mettere e investire sulla propria azienda, ma non c'è ancora quella cultura per dire io investo sul territorio. Sono stati assenti parte degli enti pubblici, perché c'era un'interpretazione se l'ente pubblico poteva partecipare o no a questo tipo di iniziative. Io intendo come ente pubblico il comune, i comuni del territorio. Sul nostro territorio, che raccoglie molti comuni, solamente 4 hanno aderito, e quindi praticamente con mille difficoltà si è partiti con questa avventura. Io non sono di Vasto, sono di Napoli, quindi ho una costa abbastanza particolare dalle mie parti, però anche questa è una costa, è un territorio particolarissimo. Io ho molti nemici, molti nemici imprenditori abruzzesi del prodotto mare. Molto onore. No, no, ma nel senso che io reputo Vasto e questo territorio, questo golfo, come l'unica località turistica che può crescere nel tempo. Assolutamente sì. Rispetto alle altre, mentre le altre hanno fatto un turismo diverso, la costa nord ne aveva l'opportunità, aveva dei flussi che arrivavano anche dalla Germania, grandi alberghi, mentre Vasto ha conservato quella caratteristica di golfo, con un sistema spiaggia con sabbia, rocce, e quindi era in grado di. Tant'è vero che oggi su questo territorio ci sono delle imprese turistiche che io definisco a 5 stelle, quindi oggi dormire in alcune strutture del nostro territorio, ci sono anche dei costi giusti che superano le 200, le 300 mila euro coppia notte, perché c'è un turismo di qualità. 300 euro coppia notte, sì, però è una scelta che fanno questi turisti, che scelgono proprio quel percorso di estremo comfort, sì, per conoscere meglio questo territorio. Quindi è giusto che ci sia anche un range, sì, di differenti prezzi per diversi tipi di servizio. Ed è importante perché lavorare su un range abbastanza largo, quindi prendere un turista che può spendere quelle cifre che ho accennato prima, significa che il territorio comunque deve sempre offrire servizi diversi, servizi innovativi, e questo territorio ne ha le capacità. Ora bisogna vedere come si chiude il discorso, perché essendo una start-up noi abbiamo fatto quello che era nelle nostre possibilità di fare. Tant'è vero, con la Regione Abruzzo abbiamo fatto Open Day Winter nel mese di ottobre del 2016, quindi con un budget di circa 60.000 euro. Poi abbiamo fatto Open Day Summer quest'anno, e poi abbiamo messo insieme una serie di attività principalmente per quello che riguardava la promozione e l'accoglienza del territorio, perché il bando si divideva in parte in sistemi di accoglienza e sviluppo del territorio e in parte di innovazione. L'innovazione stiamo tentando di metterla in piedi, anche se non è semplice,
Però, direi di no, anche perché in questi 3 anni di attività, di esistenza e di adesione a quelli che erano i vostri principi scritti, tracciati, documentati e dovuti, sicuramente vi sono arrivate diverse altre illuminazioni, diverse altre idee, molte altre cose che vorreste mettere in cantiere. Con questa struttura della startup sarebbe possibile o bisogna modificare qualcosa? No, secondo me bisogna modificare qualcosa sicuramente, perché noi per raggiungere il capitale sociale di 100.000 euro abbiamo dovuto mettere insieme circa 116 soci e non è semplice in una società consortile che deve fare sviluppo di un territorio avere un azionariato diffuso, bisognerebbe avere invece dei capisaldi, ovvero dei soci forti e degli enti pubblici alle spalle. I soci pilota? Sì, i soci pilota, sì, ma difatti ci sono delle realtà in Abruzzo, io dico la DMC Alto Sangro ha dei soci pilota che sono, diciamo, i titolari degli impianti di risalita, però là il prodotto è un prodotto neve, quindi è un prodotto che non ha competitor, è un prodotto che non teme di altre situazioni, mentre sul prodotto mare è più difficile avere una situazione del genere. Bisogna vedere un attimo come si posizioneranno in una prossima riunione che noi faremo verso fine ottobre, come si posizioneranno gli enti pubblici, perché è importante la partecipazione degli enti pubblici a questo tipo di attività. Io vi auguro di concludere felicemente questi obiettivi e magari di metterne in cantiere di nuovi, ancora più impegnativi, ma impegnativi in modo bello, perché portino a grandi risultati per il territorio, per la Costiera dei Trabocchi, per tutto quello che è il territorio di questa zona dell'Abruzzo, che è splendido. Poi magari, chissà, nella prossima stagione si potrebbe anche inventare uno chef in cucina sul Trabocco per documentare lo sviluppo anche consortile. Noi poi mettiamo in campo una sfida all'interno del consorzio. Io solitamente registro di fronte al Trabocco e ho fatto diverse puntate in estate proprio con lo sfondo del Trabocco. Io sono assolutamente innamorata della Costa dei Trabocchi e so che è una risorsa importantissima per il nostro territorio, va promossa e le vorrei chiedere, va sostenuta, ecco, io le vorrei chiedere, secondo lei praticamente di cosa c'è bisogno per far conoscere bene la Costa dei Trabocchi, per promuoverla e per incentivare il turismo? Perché le dico, io da turista o comunque da appassionata a volte faccio difficoltà proprio a vivere il mare della Costa dei Trabocchi per magari problematiche legate, non so, al parcheggio. Ci sono alla logistica tante. Vera e propria, perché è un angolo di mondo splendido, ma con le difficoltà orografiche che conosciamo. È veramente difficile riuscire poi a sistemare la macchina. Diciamo che è un turismo di nicchia per ora. Ma io credo, e lo affermo, mi farò ancora stasera altri nemici, che l'unica cittadina di mare che può essere annoverata tra le principali in Italia è Vasto, non me ne abbiano gli altri, perché Vasto ha un centro storico che è eccezionale, Vasto ha una marina che è eccezionale, per cui effettivamente il turista può godere di un prodotto diverso da tutta la costa. È una riserva naturale anche meravigliosa. Esatto. Ora ci arriviamo pure. Io uno dei progetti che ho cercato di far inserire nel master plan, però non ci sono riuscito io né l'ex sindaco di Vasto, era un sistema di collegamento a fune tra Vasto Marina e Vasto Centro. Perché se si riuscisse a fare un unicum tra le peculiarità del centro storico, con tutte il commercio, perché molte volte non c'è solo il turismo di mare, c'è anche il turismo collegato con le attività commerciali, quindi Vasto Centro ha delle attività commerciali della massima importanza. E se riuscissimo a fare un collegamento tra Vasto Marina e Vasto Centro, sicuramente noi raggiungeremmo un obiettivo fortissimo. Bisogna fare rete. Ma difatti la DMC era nata per fare rete, però la rete non può essere fatta solo da operatori, deve essere fatta da un sistema. Ci deve essere supporto. Ci vogliono i ganci solidi per questa rete, diciamo così, però ne riparleremo. Sì. Un'altra cosa importantissima è quella della pista ciclabile. Ormai io probabilmente sono 10 anni che combatto dietro questa pista ciclabile, a oggi vi posso assicurare non è stata ancora messa la prima pietra. E quindi questo è un altro grosso. Bisogna sollecitare, ma io ho sollecitato all'epoca l'ex presidente, l'attuale presidente della giunta regionale, ma per 1000 problematiche, perché tutto il bando era gestito dalla provincia di Chieti, la provincia poi, come tutte le province, è stata messa in discussione. Oggi noi non abbiamo ancora
la prima pietra per la pista ciclabile. È chiaro che la pista ciclabile del nostro territorio, ovvero la pista ciclabile della Costa dei Trabocchi, è invidiabile. È nettamente superiore a tutte le altre perché costeggia l'ex tracciato ferroviario. Poi abbiamo l'altro problema, che è l'altro progetto o problema che è difficile parlarne, quello del Parco della Costa. Perciò lei io dico ama questo gli argomenti territorio... delicati. Ma io credo che un territorio per crescere, per svilupparsi e per affermarsi in un contesto che ormai è diventato un combattimento continuo per rubare i clienti alle altre località, debba fare dei progetti strategici. Io mi ricordo quando nella mia città il sindaco si inventò il metro del mare. Ad esempio, il turista che arrivava a mare, lui fece una serie, chiaramente con degli accordi, con dei finanziamenti, il metro del mare. Credo che pochi di voi l'abbiano preso. Il metro del mare funzionava da Pozzuoli, Napoli Mergellina, Torre del Greco, Castellammare, Sorrento, Positano, Amalfi. Praticamente non si utilizzava più la macchina, ma con questa serie di aliscafi si faceva tappa tappa, costa costa. Sto vedendo anche di un panorama fantastico, ma, tra le altre ma cose. Le posso assicurare che era difficile trovare posto, perché è stata una grande invenzione. Noi qui, su questa costa, su questa perché costa, no? Si presta proprio perfettamente esatto, a questo ma tipo, non, no? Non con l'aliscafo, ma con dei sistemi a barca, a barconi. Più tranquilli, vanno benissimo. Esatto, per portare il turista, non solo fargli godere la bellissima spiaggia di Vasto Marino e di San Salvo, certo. Perché attenzione, il Golfo è Vasto San Salvo, perché poi non dobbiamo dimenticarci San Salvo, ma portarli con delle barche, con dei gozzi, nelle varie cale, calette esatto, che ci sono lungo la costa. Quindi le idee ci sono, però per fare questo non può essere la DMC, non da possono sola. Essere gli imprenditori turistici a sviluppare un progetto del genere. Ci vuole una volontà politica forte, decisa, e deve fare una scelta. Io ho avuto l'opportunità, quando c'è stata la goletta verde qui su Vasto, che c'è stato l'accordo tra la goletta verde, i parchi e la regione Abruzzo, di portare il vicepresidente, attuale assessore al turismo Giovanni Lolli, col gommone sulla goletta. Ma dopo averlo portato sulla goletta gli ho fatto vedere la costa. Vi posso assicurare che il nostro vicepresidente, quando ha visto la costa del Vastese, che va dal porto di Vasto e arriva sino alla spiaggia, non è rimasto impressionato. È rimasto impressionato. E non se lo aspettava. E poi ha capito quello che io gli ho sempre tentato di dire: non è che il turismo mare è il turismo mare di tutta la costa abruzzese. E questa zona, in modo particolare, no, per vocazione. No, ci sta la zona della costa nord che ha un prodotto, una tipologia, un approccio. Differente. E poi ci sta un altro tipo di costa che è questa, ma è proprio questa che va da San Salvo e arriva sino a Ortona. Ecco, Luciano, Presidente, noi dovremmo riparlarne di questo, perché ci sono degli obiettivi che vanno raggiunti passo a passo, mai mollare ovviamente. Intanto grazie al Presidente della DMC Costiera dei Trabocchi, costiera splendida dei Trabocchi, ci auguriamo di vedere realizzati tutti questi progetti e molti altri ancora. Ok, grazie. Grazie, buona serata, grazie anche a Jennifer. Grazie Maradita. Che sta partendo con una bella stagione. Io intanto mi dedico a un altro tipo di arte, dopo quella culinaria che ci ha colpiti in pieno, perché l'ora è quella che è, caro il mio dottore, i New Blues Way sono pronti. Raccontiamoci un attimino prima di fare un altro pezzo, perché non tutti conoscono i New Blues Way. Chi sono? Beh, è un gruppo nato una ventina di anni fa, che ha subito negli anni una serie di qualche rimaneggiamento, e è arrivato fino a oggi, insomma, con qualche annetto in più, però sempre con la stessa voglia, la stessa... Grande divertimento. Sì, soprattutto è quello, il divertimento è fondamentale. Cosa avete scelto come prossimo brano? Adesso facciamo un brano del 1965 che si chiama Mastanzelli, è un brano scritto da Mike Rice, inizialmente con il titolo di Mustang Mama, poi il suggerimento di Aretha Franklin lo trasformò in questo che insomma è una pietra miliare soprattutto del blues ma anche del soul, celebre in particolare la versione di Wilson Pickett. E noi ci divertiamo con proviamo. Lui, New Blues Wave. Okay.
Hey, you got a biscuit, a biscuit on the ground. All you want to do is ride around the city. All you want to do is ride around the city. You whip me in time. You're about to turn the winter massive in 1965. And now you've got a wrong sign. You're 50 woman. You and your money running to ride. And my son selling your baby. Grazie ragazzi, io mi sono trasferita di nuovo nell'angolo della pittura bucolica, rilassante, per dire, perché in realtà qui non si è fermata un secondo Cinzia Napoleone. Questa è l'opera completa che, come può guardare anche Luciano De Nardellis, ritrae un frammento di quello che potrebbe essere un punto di vista parlando di questo veicolo navale, piccolo ma non troppo, che potrebbe portare turisti. È l'argomento di cui parlavamo poco fa lì sul palco. Prima di salutarci per bene, mettiamo la firma. Questa è un'operazione importante, la firma live, e molti si chiedono come siano così precisi. Io non sono un pittore, non ho mai tentato, però Cinzia dipinge da quando era bambina, figlia d'arte, sta trasmettendo la sua arte anche in questa bottega d'arte che ha a Pescara, poi ci ricorderà anche l'indirizzo, così chiunque volesse incontrarla, vedere i lavori e anche esplorare altri modi per utilizzare l'arte pittorica. Cinzia, io intanto ti ringrazio per essere stata con noi anche nella tappa di chiusura del nostro Rete 8 Tour Village. Ricordiamo dove possono incontrarti. Allora, io sono a Pescara presso la bottega d'arte di Cinzia Napoleone in via Leopoldo Muzzi numero 39. Vi aspetto perché ho dei quadri meravigliosi e ho da dare tanta gioia, tanta vita a tutti voi, insomma, con i miei colori, attraverso i miei colori. Lei vive nel colore, come può vedere benissimo anche Luciano, e a proposito di attenzione ai colori e di catturare l'attenzione, Luciano De Nardelli si ricordava, lo vogliamo ricordare anche agli amici di Rete 8, un appuntamento importante che siete riusciti ad ottenere
venire qui a Vasto qualche tempo fa, ma si potrebbe ripetere. Sì, noi l'anno scorso siamo riusciti a fare un accordo di co-marketing con Ferrovie dello Stato e per la prima volta nei mesi estivi il Frecciabianca si è fermato a Vasto. Pensate, Vasto, una cittadina di 40.000 abitanti, San Salvo, una cittadina di 25.000 abitanti, un'entroterra ricca di popolazione, non c'era la fermata del Frecciabianca. E con un accordo di co-marketing con gli operatori turistici del ricettivo e Trenitalia ci siamo riusciti. Anche quest'anno è stato ripetuto lo stesso accordo. È chiaro che se riusciamo a creare su questo territorio anche una mobilità sostenibile col treno, con bici elettriche, con altri sistemi, noi riusciamo veramente a far diventare Vasto la capitale turistica del prodotto mare della regione Abruzzo. Io sono sicura che Vasto si farà valere non soltanto con la DMC ovviamente, ma con tutte le energie che amano questo territorio, dal trabocco più piccolo fino all'angolo di verde sulla spiaggia più sperduto. Poi ci sono le bellezze storiche, quelle sono sotto gli occhi di tutti, ma vogliamo farvi scoprire anche le cose che il nostro Abruzzo ha da regalarvi come emozioni speciali anche negli angoli più riposti. Noi chiudiamo qui la nostra stagione 2017 del Rete 8 Tour Village, ci saluteremo con un brano musicale naturalmente. Gli appuntamenti con me, Margherita Piersanti, con Lorenzo Valeriani, con Jennifer Di Vincenzo e con tutta la grande famiglia di Rete 8 e di Rete 8 Sport continueranno, quindi tenete d'occhio i social, il sito e tutto quello che riguarda la comunicazione, perché tra pochissimo sarete ancora insieme a noi. Grazie a tutti. Lo so, ma se non parte adesso vediamo che cosa ci sa fare e cosa vuole farci, cosa vuole. Vediamo il chitarrista che vuole fare, vediamo. Solo lui sa suonare, capito? Stiamo litigando perché solo lui sa suonare. Allora, capito? No, va. Cioè sembra? Va. Sì. Capito? Cioè, sì. Morning, too tight to shake. I go to poker hand, too tight to win. I can't eat baby, no can, too tight to let me in. High tide. Whoa, 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 high tide. Too tight. Too tight for any tea. I ain't too tight to walk, too tight to run. Baby, call it too tight, too tight, tight. Yes, say yes, my tight. I'm tight, too tight for any dream. Hold up behind to die to it die by die. Whoa, 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 hand tight. Too tight. Too tight for anything. Continua tu, Antonio, che sono tanto stanco.
grazie. Ok. Grazie.
You're so blue hot disgusting. They don't know what to do. I have a reason to travel. Follow me all the truth. So do you. Don't my care of the blues. Don't try and find me. Don't ever call me on the phone. 'Cause I'm rambling. In my life, baby, alone. Now do you say my man? Lay down my care on the blue. Little Mike.
grazie. Subito a Chicago. Subito a Chicago. Adesso facciamo un pezzo che probabilmente conoscete tutti.
Grazie. New Blues Wave.